Amici, comincio un nuovo test di autonomia, questa volta col Ninebot G30 Max, quindi monopattino dall'autonomia strabiliante. In teoria sono 65 km, vediamo in pratica quanti chilometri riesco a fare. Come vedete faccio il test a temperatura più che idonea all'utilizzo dei monopattini, quindi siamo sui 30 gradi oggi. Dunque, uno scenario di utilizzo che dovrebbe essere il più diffuso per monopattini, comunque per aggeggi di questo tipo, primaverile, estivo, insomma questo è il periodo in cui li andiamo ad utilizzare. Al solito vi darò tutte informazioni su temperatura e distanza percorsa a fine di ogni giro e cercherò di effettuare i test senza dover accendere i fari, quindi vi aggiorno man mano. A dopo. Altra cosa importante, il test lo farò sempre solo in modalità drive, quindi la modalità intermedia che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km all'ora in questo caso. Amici, giro finito, ci aggiorniamo al prossimo, ciao a tutti! Amici, comincia subito il secondo giro, quindi stesse condizioni del giro precedente e vabbè, andiamo. Amici, giro finito, vi faccio vedere le statistiche dopo. Ciao! Amici, altro giro, condizioni di tempo discrete, temperatura discreta, peccato un po' per il vento, però non c'ho molto da scegliere. Amici, giro finito, sempre in modalità drive, col faro sempre spento, peccato solo per il vento contrario, però va bene così. Alla prossima, ciao! Amici, altro giro, temperatura buona, tempo buono, ho montato un po' di gadget sul monopattino, vabbè, peso ininfluente, quindi continuiamo con il test. Segnalo che la batteria è scesa a meno del 20%, in realtà siamo a poco più del 10% adesso, ma da quando è a meno del 20%, in pratica la velocità massima che il monopattino riesce a raggiungere si è abbassata a 23-24, ma non arrivava più a 25 all'ora, quindi sto mano a mano constatando che la velocità si abbassa. Chiaro, non è una velocità come succede, come mi è successo a dir la verità con altri monopattini, molto più bassa, però magari in salita, e se fate tratti in salita, nel mio caso no perché sto facendo tratti in piano, la diminuzione di potenza potrebbe rappresentare un problema. Quindi vabbè, continuo per gli ultimi chilometri che mi separano da casa e facciamo i conti. Giro finito, batteria al 6% con poca autonomia residua, però arrivato a casa tranquillamente. E sottolineo che sebbene la batteria abbia una percentuale residua così bassa, la velocità massima comunque con 6% di batteria era comunque decente, cioè arrivava a 21. Chiaro, sto parlando di tratto in piano, non in salita, però con altri monopattini la velocità era sensibilmente più bassa. Torno su, monto il video e facciamo un po', tiriamo le somme alla stregua di quanto fatto con gli altri monopattini. Aggiungo solo che tutti i giri sono stati effettuati con modalità drive, quindi velocità massima 25 all'ora e non ho mai acceso il faro. Al solito, se avete dubbi, suggerimenti o altro, lasciatemeli nei commenti e vi risponderò appena possibile. Con questa vista del G30 Max vi saluto. Ciao a tutti!